Benvenuti a tutti. Oggi Frédéric Rossif ci farà fare dei bei salti da un capo all'altro del mondo, dalle zone fredde dell'Artico a quelle altrettanto fredde dell'Antartico. Sì, andremo a dare un'occhiata agli inizi della primavera al gran risveglio della vita animale in questi due capi opposti del mondo. Ma attenzione, perché ovviamente la primavera artica non può coincidere con la primavera antartica, perché Artide e Antartide appunto si trovano agli antipodi. Come avrete notato, ho voluto insistere apposta su queste parole, perché le sentiamo usare, le usiamo comunemente, Artico, Antartico, Artide, Antartide, ma cosa significano? Qual è la loro origine? Beh, per scoprirlo dobbiamo guardare molto indietro e molto in alto, indietro addirittura negli antichi miti greci e in alto tra le stelle, dove incontriamo, come gli antichi naviganti di una volta, l'orsa maggiore e l'orsa minore, perché Arctos in greco, Arctos, Art, quindi, radice presente in Artico, significa proprio orso, le due costellazioni che si incontrano navigando, guardando verso nord. Il significato di questo mito è terribile, perché i protagonisti sono uomini, dei e animali. C'è Zeus, il grande dio supremo greco, c'è Callisto, una bella ragazza amica della caccia, e c'è Diana che l'accoglie nel suo corteo. Gli invaghimenti di Zeus sono terribili, è talmente preso dalla bellezza di Callisto che la violenta. Nasce un bambino, Callisto viene cacciata dal corteo della dea, e naturalmente addirittura per vendetta la moglie gelosa di Zeus la trasforma in orsa. 15 anni dopo la povera Callisto orsa, vagando nei boschi, incontra il figlio che, non riconoscendola, la vuole addirittura uccidere, ma finalmente un po' di pietà. Zeus trasforma entrambi, prima che avvenga il fattaccio, in splendide costellazioni. Da allora le due orse, Arctoi in greco, saranno per sempre legate all'Artide e naturalmente al suo opposto, l'Antartide. Vengono dal sud le oche canadesi per terminare il loro viaggio in Canada. Gli occhi stupiti dei gufi ne hanno viste ben altre in questa terra in capo al mondo. Thank you.
il tetraone scuro innamorato, la femmina indifferente. Come molte storie, la nostra comincia in primavera, in Canada, dove il picchio incappucciato, o picchiarello, ha abbandonato i cartoni animati per i documentari sugli animali e per i doveri familiari. Qui, in Canada, ci sono più di 1000 laghi dove i rapaci possono cacciare e pescare liberamente al riparo dal furore degli uomini. Sempre in primavera, cosa rara a vedersi, le giovani linci. La madre le allatta e le cura per un anno. Ma bisogna fare attenzione quando arriva il ghiottone, assassino implacabile. Tutti lo evitano, persino l'orso. Sì, gli orsi canadesi amano giocare nell'acqua. I loro giochi amorosi si svolgono nella pianura e non sono sempre facili.
La femmina è irascibile e protegge gelosamente il suo piccolo, arrivando a scacciare anche il maschio. All'età di 3 mesi, l'orsacchiotto cerca di procurarsi il miele con i propri mezzi. L'oca delle nevi non ama certe vicinanze e dà l'allarme. Più a nord, sulle rive dell'Artico, veglia la civetta delle nevi. È bella e sospettosa, soprattutto nei confronti della volpe polare. Dall'altra parte del mondo, in Antartide, i pinguini devono stare molto attenti alla foca leopardo. Cacciatrice pericolosa, veloce, si nutre di pesci e di pinguini. Durante l'estate australe, i grandi maschi della foca elefantina, così come i maschi delle altre specie di foche, lottano a volte fino alla morte per il possesso di un gruppo di femmine. Esistono 18 specie di pinguini che popolano le regioni australi. Una di queste è il pinguino crestato.
vive esclusivamente tra le scogliere. È veloce e battagliero. Il maschio e la femmina si riuniscono solamente nel periodo degli amori. L'estate e l'autunno sono passati in fretta nel Canada settentrionale. Quella che chiamano foca della Groenlandia è cacciata per la sua pelliccia. Viene raramente sulla terraferma. La si incontra nell'Artico mentre si sposta in lunghe colonne secondo le stagioni. La femmina mette al mondo un solo piccolo dopo una gestazione di 11 mesi. Il suo nemico è l'uomo. E essa non ha imparato a diffidarne. Al contrario, alcune foche vanno istintivamente verso l'uomo, che vedono per la prima volta come se li unisse un antico patto. Nell'altro emisfero, il popolo dei pinguini è sopravvissuto alla ferocia degli uomini. Ce ne sono ancora 5 milioni che popolano l'Antartide, terra privilegiata da questi animali. Questo è il pinguino di Adelia, che vive in colonie di parecchie migliaia di individui. Il maschio e la femmina formano una coppia molto unita, in perenne conversazione. Vivono sui lastroni di ghiaccio che vanno lentamente alla deriva verso nord. In settembre e ottobre tornano sul continente, dove ritrovano infallibilmente il loro vecchio nido, lo stesso dell'anno precedente. A volte devono percorrere centinaia di chilometri, ma arrivano sempre. Dotato di un particolare metabolismo, il pinguino di Adelia digiuna per tutto il tempo che passa sulla terraferma. Durante il periodo nuziale, il maschio depone un ciottolo ai piedi della femmina. Accade a volte che il maschio non sia accettato dalla prima femmina. Allora ne cerca un'altra e finisce sempre per trovare quella che diventerà la sua fedele compagna per tutta la vita.
Una volta costruito il nido, la femmina vi depone generalmente due uova. Subito dopo ritorna in mare per alimentarsi. Ed è il maschio che cova per 20 giorni. La femmina verrà in seguito a rimpiazzarlo. Nel periodo del digiuno, il maschio può perdere fino al 40% del proprio peso. I piccoli, dopo la schiusa, restano per circa un mese nel nido. Vengono poi riuniti in gruppi e nutriti collettivamente. Qui siamo nuovamente in Canada. Il bue muschiato. Nel biancore dell'inverno gli animali si trasformano e diventano come le pitture fantastiche che i nostri antenati, gli uomini della preistoria, hanno tracciato sulle pareti delle loro caverne. La lince sogna una lepre artica, anch'essa bianca.